Buonasera a tutti, siamo all'Happy Moments e siamo alla 20ª serata della solidarietà del CIF. Io sono Rosa Ferraro, presidente dell'associazione. Ci siamo ritrovati come ogni anno da 20 anni, tutti insieme per poter abbiamo creato questo momento per poter realizzare ogni anno una piccola goccia in un grande mare, nel senso ogni anno abbiamo raccolto dei fondi che sono andati a varie associazioni, a vari enti e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi l'associazione, il gruppo di Exodus. Questo gruppo sono venuti due ragazzi da Tursi e hanno raccontato la loro esperienza ai nostri giovani e abbiamo premiato loro all'impegno sociale, perché si occupano di giovani con difficoltà e sono stati con noi fino a poco fa, adesso sono andati via. È stata una serata piena di tante cose, di tanti momenti. I ragazzi del centro educativo si sono esibiti in vari balletti, canti e quant'altro. Siamo di nuovo tanti e ne siamo veramente fieri ed orgogliosi. Il mio vuole essere anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che ci seguono e tutti quelli che credono nella nostra associazione e in quello che rappresentiamo per il territorio. Si parte tanto tempo prima, si parte innanzitutto col capire l'idea, con l'organizzazione, poi con la realizzazione dei vari spettacoli, è un impegno costante e abbastanza lungo. Ecco, quasi 20 anni, in questi ultimi anni come si è sviluppato il movimento, l'associazione, quali sono state le iniziative più particolari? Allora, con questa serata noi vogliamo entrare nelle celebrazioni del 20° anno di associazione e in questi ultimi anni ci siamo tanto dedicati ai ragazzi, ai bambini, con il nostro centro educativo che poi è il nostro fiore all'occhiello dell'associazione, che però non è un fatto a sé, insomma abbiamo anche altre iniziative che si radicano già da tanto tempo nel nostro tessuto sociale del nostro paese. In effetti stiamo in questo momento lavorando in rete con tante associazioni e questo lavoro ci sta facendo piano piano acquisire sempre più responsabilità, sempre più apertura verso gli altri, verso anche il territorio, non solo verso il nostro paese. Ricordiamo anche le fortunate esperienze a livello teatrale. Sì, quelle sicuramente, siamo reduci del successo dell'estate con San Giovanni Bosco, ma sono state altre, da Santa Chiara a Madre Teresa di Calcutta, sì, la nostra compagnia amatoriale continua e spero continuerà ad esibirsi, perché è veramente una bella soddisfazione riempire la piazza e soprattutto vedere l'entusiasmo che i ragazzi mettono nella rappresentazione appunto teatrale e nel musical, che poi non è altro che la massima espressività di quello che è poi l'entusiasmo giovanile. Allora, questa sera nell'ambito della 20ª serata della solidarietà il CIF ha presentato anche il nuovo progetto, il centro di aggregazione giovanile, un servizio previsto dal piano sociale di zona regionale a beneficio di tutti i giovani di Lauria, per favorire l'aggregazione sociale dei giovani, per favorire l'inclusione e offre un servizio, un luogo dove stare insieme per condividere spazi, attività e esperienze. Il centro si prefigge come obiettivo di promuovere anche la cittadinanza attiva dei giovani e sostenere nuove forme di partecipazione culturale, sociale e politica, e vuole mettere anche i giovani in rete tra il mondo istituzionale e le nuove generazioni. L'importanza di questo progetto è che il CIF è capofila, ma sono partner, le associazioni sono anche partner con noi, le associazioni giovanili di Lauria, che sono il Forum Regionale dei Giovani, i Giovani Oissa, il Forum Comunale dei Giovani e l'Associazione Renovazio, che con noi sostengono con noi le attività del centro e promuoveremo delle iniziative insieme. Il centro funzionerà da lunedì, a partire da lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 15, dalle ore 17:30 alle ore 20. Antonella, come sta cambiando il CIF nel corso di questi anni?
CIF sta cambiando molto. L'ho fondato nel 1992, ma molto inesperta in quel periodo, perché ero molto giovane, non avevo l'esperienza. Ora invece mi ritrovo in un altro, a fianco alla Presidente Ferraro, mi ritrovo in un luogo di progettista, coordinatrice dei progetti anche a livello regionale, e quindi con l'esperienza mi ha maturato e ha fatto sì che io potessi mettere a frutto questa esperienza in progetti da proporre alle istituzioni, come per esempio la provincia, il premio all'impegno sociale, oppure la regione Basilicata, abbiamo fatto l'ultimo, il progetto Musicante e Teatrando con la Diversità, o l'ultimo, questo di stasera, il centro di aggregazione giovanile. Quindi è una crescita positiva, credo, perché la gente di stasera, le istituzioni, la presenza delle istituzioni, la presenza di tante persone ci dimostra che siamo ben radicati sul territorio e siamo accettati e la gente ha fiducia in noi. Antonella, c'è un rapporto speciale che si è consolidato negli anni con il CIF di Rotonda. Di Rotonda, sì. Perché la Presidente di Rotonda ha festeggiato 30 anni e noi 20 anni questa sera. Questa sera entriamo nei festeggiamenti perché a giugno ci siamo mossi, a giugno proprio faremo, però entriamo nel ventennale. Ma come dicevo anche a Rotonda quella sera, con Maria José c'è un rapporto di amicizia e ci sentiamo forse quotidianamente, anche se stasera ci ha fatto l'in bocca al lupo, lei non ha potuto partecipare per impegni precedentemente assunti, ma lei ci ha guidato tanto, tanto è vero che io anche in quell'occasione ho detto che noi di Lauria siamo quasi una costola del CIF di Rotonda, perché anche loro gestiscono il centro socioeducativo per minori e adesso hanno inaugurato un nuovo progetto, il laboratorio di comunità in un iter interassociativo. Abbiamo sostenuto insieme il progetto sulla genitorialità, la sfida educativa. Tante cose facciamo insieme e continueremo a farle, però lei è stato un punto di riferimento importante. Se il CIF di Lauria è arrivato a questo riconoscimento è anche grazie alla professoressa Mainieri. Abbiamo chiesto anche alla Presidente Comunale del CIF, ecco, organizzare un evento del genere, quando inizia l'ideazione? Allora, l'ideazione inizia a settembre, dopo il teatro, perché a settembre inoltriamo la pratica alla provincia e la scelta della tematica, e quindi si mette in moto la scelta, quando si è scelta la tematica, quest'anno è Giovani Aperti alla Vita, quindi si sceglie anche il premio con la provincia di Potenza e quindi la tematica è sempre legata poi ai destinatari del premio. Quest'anno i giovani, quindi è una fondazione, quella di Don Mazzi, che si occupa di giovani. Ma l'importanza è andato alla Fondazione Exodus, che anche loro compiono 20 anni quest'anno, voluta da Don Mazzi a livello nazionale, ma nella nostra diocesi voluta dal Vescovo Talucci, che 12 anni fa ci portò qui Don Mazzi, ce lo portò, io ricordo, eravamo un progetto con le scuole, allora il dirigente di Sipio, e Don Mazzi, io ho parlato con la dottoressa Vitelli, che è la responsabile della fondazione qui e conosce bene Don Mazzi, lui non si muove e non è che ama esporsi in queste occasioni, però ha ricordato l'evento di Lauria, ha ricordato il CIF e ci ha richiamato, prima aveva detto di no, che non volevano esporsi, poi ci hanno richiamato e hanno detto ricordiamo quelle belle esperienze di Lauria e vogliamo, manderemo qualcuno, e poi ci ha fatto questa sorpresa di inviarci il suo messaggio. E si può anticipare qualcosa, perché abbiamo detto che non è proprio il ventennale ancora. Il ventennale sì, partiremo da giugno, perché noi a giugno abbiamo iniziato con le socie fondatrici ad avere degli incontri con Rotonda, poi il 12 settembre è stato siglato la costituzione col CIF di regionale. È previsto qualcosa per quel periodo? Sì, stiamo ancora programmando, stiamo ideando, però sicuramente ci sarà un evento, credo
credo, ne parlavo proprio qualche giorno fa con la Presidente regionale, con la Presidente provinciale, e stavamo valutando insieme con i dirigenti regionali di invitare qualcuno dei dirigenti nazionali del CIF e fare anche una carrellata delle attività di ciò che si è fatto in 20 anni, di quanto siamo cambiati anche noi aderenti, io me stessa.